Amici e amiche di Radio Notte Stereo, buonasera, un caffè con va avanti sempre con nuovi ospiti, nuove emozioni e questa sera prende un caffè con noi Carmine Tommasone, buonasera a Carmine tutti. Tommasone, campione italiano europeo di pugilato e Campione intercontinentale intercontinentale, significa che ha fatto una semifinale mondiale. mondiale. Dunque, prima di iniziare, voglio incrociare i pugni con Carmine Tommasone. Quindi possiamo iniziare l'incontro, vai con il Siamo gong. pronti. E andiamo alla prima domanda. Te la voglio fare proprio su Laura, visto che gli hai fatto una dichiarazione di matrimonio lì dopo Siamo andati l'incontro in subito America. all'ordine. Quindi ti voglio chiedere, ma Laura è la persona che ti fa stare sempre al settimo cielo o che ti riporta sulla terra? No, Laura fa entrambe le cose, mi fa sentire al settimo cielo e poi nello stesso tempo mi fa stare con i piedi sulla terra. Ah, quindi fa entrambe le Se cose. sono arrivato pure al settimo cielo, è pure grazie Ah, ecco. a lei. Però quando magari esageri, Sì, ti mi riporta, frena, perché mi ci sono frena. momenti in cui Carmine Tommasone esagera. E Sì, ci stanno dei allora c'è momenti. bisogno, insomma, di Di essere porta riportato l'equilibrio là. sulla terra. Quando hai combattuto quella notte in America, ecco, qui c'è un mio amico nato a Bellizia, adesso attualmente lui sta a Milano e quando ha saputo che dovevi venire qui alla nostra radio, mi ha mandato questo messaggio. Ascolta. Quella notte in America mi sono messo a piangere, perché Carmine per me è un gigante anche nella vita. Veramente, dagli un abbraccio forte, 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 tu giù. È un gigante sia nello sport che nella vita, Carmine. È un campione, è un grande. Dagli un abbraccio forte da parte mia. E poi certo per il futuro. Dunque, Un l'amico grande. Vabbè, lo ringraziamo in diretta radio, volevo lui è ringraziarlo. Alberto Sanseverino. Alberto, grazie mille per le bellissime parole, sei stato gentilissimo. Un abbraccione forte qui da Radio Stereo Notte. Però lui vuole sapere, appunto, ti ha chiesto anche i Progetti progetti per il per il futuro. futuro. Allora, per quanto riguarda la vita privata, il 26 settembre mi sposo, quindi Tanti divento. auguri a te e a Laura. Grazie. E per quanto riguarda la vita sportiva, continuo, anzi, nonostante la sconfitta al Mondiale in America. Ora mi sento ancora più carico e più esperto per le esperienze che ho fatto. Faremo un match di rientro o il 6 giugno a Milano o il 12 luglio a Roma e poi combatterò per un titolo o il 20 settembre. Speriamo di organizzarlo qui ad Avellino, stiamo lavorando per questo. Oppure sarà fatto a fine novembre. Dipende se combatterò a giugno o a luglio. Un'altra ammiratrice mi ha chiesto, ma Carmine Tommasone, a tavola è un salutista o è uno che si sbilancia pure? Cioè, come mangia Carmine Tommasone? Questa è Perché, una bella ecco, domanda. la gente a volte se lo chiede. Su questo Dice, deve stare in forma, quindi deve mangiare per potrebbe forza rispondere bene. molto bene Laura a questa domanda. Vabbè, No, sono rispondici tu. uno abbastanza salutista, cerco di essere abbastanza salutista, anche se dopo i match mi concedo i miei peccati di gola. Sono molto amante di dolci, quindi dopo combattuto Laura mi prepara molti dolci, oppure mi piace molto il gelato. E quindi sì, mi concedo qualche peccato, però in linea di massima sono un salutista pure quando posso mangiare, mi piace mangiare pulito, cerco di evitare cose gassate, fritture, questo lo evito sempre. Cerchi di evitarle, però Sì. comunque ti piacciono. No, sì, queste cose qua mi piacciono, diciamo però il mio vizio più grande è quello proprio dei dolci, Dei dolci, quella è la mia pecca, bellissimi dolci, anche il mio vizio più grande, quindi ti sì. capisco benissimo. Carmine Tommasone è già stato una volta a Bellizzi perché la confraternita Sì, del ma priore Ernesto Spartano ti premiò per l'umiltà con cui avevi accettato quella sconfitta. Si trattava di quale incontro, Carmine? no, io questa è la prima Alle sconfitta, è stata Olimpiadi, questa. Forse dopo le Olimpiadi, sì, per sì. come avevi accettato la La superiorità sconfitta, dell'avversario e l'avevi dichiarato apertamente, sì. insomma. Feci una diretta su Facebook e lo dichiarai ringraziando tutte le persone che mi erano seguite, tra virgolette, scusandomi pure con i miei tifosi. Quando ti è stato annunciato che andavi alle Olimpiadi, tu ci credevi prima?
Guarda, è stata un'emozione indescrivibile, io non ci credevo. Quando mi hanno chiamato che c'era questa opportunità, io non è che sono andato direttamente alle Olimpiadi, sono dovuto andare in Venezuela a fare un torneo di qualificazione, perché non è che ti scelgono per andare alle Olimpiadi, c'è una fase preolimpica dove tu devi fare dei tornei di qualificazione. E io sono stato chiamato per fare questo torneo in Venezuela per qualificarmi, e lì ho fatto 3 incontri e E hai vinto tutti e tre. mi sono qualificato per Quindi le con quel Olimpiadi. punteggio potevi andare alle Olimpiadi. Tu sei stato l'unico pugile professionista a partecipare Il primo alle pugile, Olimpiadi. Il primo. sì, perché fino alle Olimpiadi scorse di Rio i pugili professionisti non potevano partecipare alle Olimpiadi, solo gli amatori dilettanti. Dal 2016 l'AIBA, che è l'Associazione Mondiale del Pugilato, ha permesso che anche i pugili professionisti potevano partecipare alle qualificazioni olimpiche. E io sono stato il primo pugile professionista a partecipare alle Olimpiadi, nonché anche primo alpino ad andare alle Olimpiadi. Molte volte si sente, ma qui se uno vuole emergere non può emergere, al nord è un'altra cosa. Invece Carmine Tommasone è emerso, ce l'ha fatta. Allora tu ai ragazzi che si avvicinano oppure che vengono scoraggiati da questi luoghi comuni, che cosa gli vuoi dire? Che cosa gli diresti? Io dico a questi ragazzi di crederci sempre, non bisogna mai mollare e nella vita bisogna porgersi sempre degli obiettivi. Solo mettendo davanti a loro degli obiettivi da raggiungere, loro possono arrivare dove vogliono. Io sin da ragazzino che ho iniziato a fare pugilato, il mio sogno A per quanti qualsiasi anni hai età, iniziato, ho Carmine? iniziato all'età di 10 anni, quindi ero proprio bambino, adesso ce ne ho 35, sono 25 anni che sono in Ma hai palestra. iniziato perché qualcuno ti ha Ho indirizzato o era un iniziato, tuo desiderio? no, ho iniziato un po' per caso. I miei genitori, quando avevo l'età di 10 anni, aprirono un'attività commerciale, un bar a Contrada. E siccome Il bar io, nella piazza, sì, in il piazza, convento per i il convento, contradisti, sì. sì. E siccome io ero un po' birbante e mio padre non voleva che la sera io stavo in strada dopo gli studi, c'era questa palestra vicino casa di pugilato e mi mandò in Che ti palestra. avrebbe Sì, per tenermi un po' impegnato, questa era la impegnato. cosa. E poi da quel giorno, che mi ricordo ancora l'anno e il giorno, il 24 ottobre del 1994, non sono più uscito dalla palestra, mi sono subito Quindi ti ha appassionato. catturato Sì, mi ha subito. catturato subito. Però magari non pensavi mai di arrivare No, no, assolutamente, assolutamente. a questi livelli. No, assolutamente. E poi per un atleta andare alle Olimpiadi, penso che il sogno di qualsiasi atleta è il massimo che si possa raggiungere da dilettante. Come da professionista andare a fare un mondiale in America è la massima ispirazione per un pugile. Io ho avuto la soddisfazione di fare entrambe le cose, quindi sono felicissimo di queste 2 occasioni che mi sono create creato e mi sono state date. Quindi questo è proprio appunto tornando al discorso dei primi che mi ha detto cosa dice ragazzi, io sono venuto dal nulla e sono riuscito ad arrivare là, nonostante le tante difficoltà. Se tu dovessi farti una critica, autocritica, cosa ti diresti? Guarda, sportivamente parlando, cercherai di raggiungere la maturità un po' prima, perché dopo i 30 anni ho raggiunto quella maturità per affrontare determinate cose a livello sportivo. Avendolo fatta a 20-22 anni, forse in questo momento avrei fatto ancora Come molto mai di non l'hai più. raggiunta, Carmine? Forse un po' il contesto, io poi non è che ho. Hai comunque qualche Sì. rimpianto? Sì, qualche piccolo rimpianto ce l'ho. Poi, a differenza di molti altri pugili che vedo adesso, a me non è che ho avuto un padre che mi ha seguito nella mia vita pugilista, perché ovviamente lavoravo dalla mattina alla Eri sera, impegnato la mattina alla sera. quindi ho dovuto fare tutto da solo, quindi ho avuto a volte momenti di cedimento, però mi sono rimboccato le maniche e sono andato avanti. Invece vedi i ragazzi di oggi sono il contrario, loro casomai non vogliono andare in palestra e i I genitori li genitori li spingono. accompagnano, li spingono e tanto. Avrei avuto io questa fortuna tanti anni fa, forse, anche se ho fatto tantissimo, però sono uno che non mi Potevi fare vergogno, ancora quindi di sì, più. potevo fare ancora E di se più. dovessi farti delle lodi invece, da solo? Delle lodi, guarda, la mia forza di volontà, la mia tenacia. A volte quando mi guardo indietro e penso a quello che ho fatto, penso non so come ho fatto a fare tutti quei sacrifici per arrivare dove sono arrivato. Tra i tanti pugili c'è sicuramente uno a cui tu ti sei
ispirato? Ci vuoi dire chi è? Sì, da quando ero ragazzino mi sono ispirato molto a un pugile che faceva pure lì un peso piccolino come me, forse molti non lo conoscono. Si chiama Nassim Ahmed, è un egiziano inglese che stava in Inghilterra, faceva il peso prima lì quando combatteva, era spettacolare. Aveva il tuo stile? Sì, sì, il mio stile. Faceva la mia stessa categoria di pesi, 57 kg, ed era bellissimo vederlo. Invece dei tempi moderni, uno dei pugili che mi è piaciuto, non per la, per il suo modo di combattere, non per la sua vita privata, era Floyd Mayweather. Non lo conosco, mi devi scusare l'ignoranza. No, 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 no. Vabbè, materia, quello però. Vengono conosciuti i pugili più commerciali. Io, per farti un esempio, vidi tanti anni fa un match importante che era Benvenuti Monzon. Quello hanno fatto la storia degli anni 60-70. Tu infatti, pugilato, li conosci come, Italia, come sì, pugili? Sì, sì. Cosa vorresti avere di Monzon? La freddezza. Monzon era un pugile freddo, quando saliva sul ring era determinato, non aveva paura di niente, freddo, come se il fatto non fosse il suo. Nino Benvenuti in quegli anni rappresentava l'Italia, come l'hai rappresentata tu in questi ultimi anni. Sì, sì, Nino cosa ti piaceva di quel pugile? Nino Benvenuti aveva una tecnica sopraffina, era pazzesco quando combatteva, il suo modo di combattere, il suo stile, la sua caparbietà, cioè quando lo vedevi combattere sul ring te ne innamoravi. Infatti gli italiani si sono avvicinati a pugilato grazie a Nino Benvenuti, che appassionati, infatti se parli con le persone un po' più anziane conoscono tutti Nino Benvenuti, Nino perché negli anni perché 60 è stato un idolo bravo per noi. Prima tu nell'autocritica hai parlato del fatto se io avessi avuto qualche stimolo in più, qualcosa in più, quindi tu quando insomma appenderai quanto un archiodo, pensi di fare il tecnico, di sì, allenare? Sì, io sono già da 9 anni che sono aspirante tecnico, ho preso il brevetto nel 2010, però attualmente siccome l'attività agonistica ti prende molto tempo, mi sto dedicando poco all'attività di insegnante, anche se già ho il tesserino. Però pensi di farlo comunque? Sì, penso di farlo perché mi piacerebbe trasmettere le mie esperienze ai giovani di oggi e farli crescere e far sì un giorno, oltre ad essere io andato all'Olimpide, portare un mio pugile alle Olimpide, un titolo mondiale. Cardamone è stato uno stimolo, è stato un esempio per te? Sì, io sono entrato in palestra perché il mio allenatore è lo stesso di Agostino Cardamone, quindi quando io ero piccolino entravo in palestra, guardavo Agostino Cardamone combattere ed era un modello da seguire per me. Poi ancora tutt'oggi ci sentiamo con Agostino, ci confrontiamo, una gran bella persona. Quindi anche lui è stato... Magari proprio parlato di quei luoghi comuni che non ce la puoi fare se comunque vieni dal sud. Sì. Agostino è stato un esempio sotto questo aspetto. Agostino è stato anche lui un esempio perché lui... Se ce l'ha fatta lui, lavorava, posso farcela anche io. Faceva il carpentiere e poi la sera veniva in palestra. Quindi, diciamo, io sono cresciuto un po' old style come lui. Ti immagini chi sarebbe Tommasone senza il pugilato? Cosa farebbe? Cioè, cosa avrebbe fatto nella vita senza il pugilato, Tommasone? Guarda, una vita senza il pugilato non me la riesco ad immaginare, ti dico la verità, perché ho sempre visto il pugilato nella mia vita da quando ero ragazzino. Io vado tutti i giorni in palestra, pure quando non devo combattere. È parte di me, potrà essere volgare pure dirlo, ma è la mia droga, senza non ci riesco a stare. Tu e Laura avete una gioielleria incontrata? Sì. Proprio dove c'è il bar, insomma, vicinissimo, porta e porta. Quindi, a parte il pugilato, impegna anche un po' di tempo così? Sì, questo purtroppo sì, perché il pugilato non ti permette di vivere solo di quello, ma devi avere comunque un lavoro, perché solo con il pugilato non si sopravvive. E poi sappiamo tutti che purtroppo uno lo sportivo non lo può fare in eterno. Ma questa è una vera e propria ingiustizia però, perché comunque tu metti lo stesso impegno, la stessa dedizione di un ragazzo che fa il calciatore. Guarda, nel pugilato si fanno tantissimi sacrifici. Io trascorro la maggior parte delle giornate in palestra. Quando non devo combattere sto tutti i giorni in palestra. Quando ho degli impegni sportivi mi alleno 2 volte al giorno, mattina e sera, 6 volte a settimana. Quindi è molto sacrificante la mia vita. Poi il pugilato è un po' controcorrente, è uno sport dove si guadagna poco. Devi fare delle diete estreme, agli allenamenti estremi a maggior ragione prendi i colpi, quindi certe volte nella mente ti passa, ma dico ma chi me lo fa fare, però poi un giorno che non vado in palestra insomma. Io voglio chiederti, ma voi siete tutelati come
per esempio nel calcio c'è il sindacato che tutela i calciatori, nel pugilato questo non c'è. No, nel pugilato non c'è. Anni fa, quando ero ragazzino, mi ricordi che volevano fare tipo un fondo pensionistico per i pugili che avevano... Perché comunque sarebbe giusto. Sì, almeno per i pugili che avevano vinto qualcosa di importante nella loro carriera pugilistica e che avevano fatto pugilato fino a tarda età senza pensare al lavoro. E sarebbe stata una cosa giusta. Poi questa cosa non è mai stata approvata ed è rimasta indietro. Poi penso che sia una cosa giusta perché come me e tanti altri... Io mi sono creato questa attività... Però come me, come tanti altri ragazzi, colleghi che conosco, hanno dedicato la vita a pugilato e si ritrovano a 35-36 anni senza saper fare un lavoro e senza lavoro. Ed è poi difficile andare avanti. Quindi è una beffa vera e propria perché non hanno raggiunto nemmeno i risultati magari sì, sperati. Sì. Passiamo al pre-incontro. Prima di salire sul ring, Tommasone è scaramantico, c'è cioè una sua scaramanzia. Sì, io sono un tipo molto scaramantico, la verità. La prima cosa, ogni volta che combatto, se scegliamo il colore dei guantoni, perché c'è angolo rosso e angolo blu, per una cosa mia personale scelgo sempre quelli rossi. Perché? Non lo so, è un colore che mi ha portato a vincere il mio primo titolo. Stavo all'angolo rosso. Cos'è che racchiude di più la passione? Sì, bravo, rosso passione. E poi pure perché il mio primo titolo lo vinsi che stava all'angolo rosso e quindi... Ah, ecco, quindi ti sei portato indietro sì, questa cosa questa di scegliere cosa. L'angolo rosso che porta... Quindi porta... ognuno è scaramantico a modo suo. Sì, così come avevo un'altra scaramanzia che facevo insieme al mio ex procuratore, che adesso ex perché si occupa di altro, lavora in federazione. Prima di salire sull'incontro lui veniva incontro con una bottiglietta d'acqua, si buttava l'acqua in mano e me lo buttava in faccia e poi facevamo testa e testa. E mi diceva, ricordati che il più forte sei tu. Questa è un'altra cosa che facevamo sempre insieme. Anche perché quando si sale sul ring c'è bisogno di una grande carica emotiva. Sì, guarda, questa è un'altra cosa, un fattore importantissimo del pugilato che molti trascurano. A differenza del calcio, tu un giorno puoi stare pure male psicologicamente, giochi male, ti prendi il 4 e 5 il pagello, poi la domenica successiva ti puoi magari fare. Fai quello e quello. Nel pugilato, casomai tu pure ti prepari per un incontro fisicamente al 100%, arriva al top... Però mentalmente, o per una cosa, o per un fattore emotivo, o per un po' di emozione, riviscare che non rende nel match o perde un titolo. Alla fine quello è un incontro solo. E... A te è mai successo questo? Mi capitava molto spesso da dilettante, da professionista, poi con gli anni, con l'esperienza, tornando al fattore di prima dei 30 anni. Cioè, sei voluto arrivarci da solo però, sì. Nessuno ti ha aiutato. No, nessuno. Adesso con le tecniche moderne esiste pure il mental coach. E da che cosa dipendeva Carmine? Ti era troppo, eri ansioso? Sì, l'ansia, l'emozione, l'adrenalina. Adesso tutto ciò lo trasformo, comunque lo sento, perché tu devi sentire qualcosa, altrimenti non è normale combattere sapendo che ti devi fare a pugno, non sentire niente. Però la trasformo in adrenalina io, quell'adrenalina buona che poi la scarico sul ring con la mia, diciamo, rabbia. Hai mai avuto paura prima di un incontro? No, paura no. Io penso che un pugile non deve avere paura. Deve essere emozione, adrenalina, ansia, sì, ma no paura. Quindi non hai mai avuto paura? No, mai avuto paura. Dell'avversario? No, assolutamente. Però può capitare un pugile come, di avere come? Paura? Ci stanno grandissimi campioni che io vedevo allenare in palestra, che erano dei fenomeni, poi salivano sul ring proprio perché avevano questa paura. Non rendevano, dicevano, ma è mai possibile, quello sembra un'altra persona, e quello era il fatto che dai la paura. Quindi bisogna allenare anche la mente. Sì, infatti io per questo titolo mondiale in America sono stato da un mental coach, mi sono allenato anche con lui due volte a settimana, andavamo a fare delle sedute che a Sarno, lui stava a Sarno, e mi sono allenato anche mentalmente. Comunque ti hanno seguito tutti, Carmine, perché tu sei un ragazzo che merita, sei una persona grazie. Davvero eccezionale, perché... Non sempre si riesce, insomma, a restare semplici e a non farsi prendere dalla superbia quando si iniziano a raggiungere, insomma, certi risultati. Il prossimo incontro, Carmine, hai già fissato un incontro o per il momento non c'è ancora niente di allora, una data, qualcosa? Dovrei combattere o il 6 giugno a Milano o il 12 luglio a Roma. Queste sono le due date. Faccio un match di rientro. Un match di rientro che significa? Perché noi nostri sì, radioascoltatori senza, dobbiamo far sì, capire. Sì. Match di rientro vuol dire che non ci sarà un titolo in palio.
per vedere la mia condizione dopo la sconfitta mondiale, come sarà, anche se sono sicuro di stare bene Ah, è che è perché un rodaggio. sì, una specie di rodaggio. Quindi, dopo il match di rientro. Poi per fine anno, o settembre o novembre, faremo qualche titolo importante, che il mio manager sta lavorando per questa cosa. Poi vedremo, noi stiamo lavorando per vedere se riusciamo a portarlo ad Avellino, a farlo ad Avellino come gli altri match che sono stati fatti. Qui ad Avellino, Sì. perché giustamente è anche giusto che insomma la città, il capoluogo di Sì, provincia, abbia una partecipi, sì. certa Sì. visibilità, perché Visibilità. comunque tu sei di Contrada, Io sei nato a vado, sono, Contrada, Carmine, giusto? sì, sono di Contrada, sono nato a Contrada e vivo comunque qua. Anzi, da settembre verrò a vivere a Bellizzi, La quindi. gente di Contrada, come ha vissuto il tutto, le Olimpiadi? Guarda, è stato indescrivibile Non quando ho c'è stata mai visto. invidia verso Tommasone? No, penso di no. La maggior parte delle persone mi ha sempre apprezzato, si è sempre complimentato con me. Io ho visto i video pure di quando è andata la Rai a Contrada a intervistare le persone, oppure ho visto i video delle televisioni locali quando riprendevano le persone che guardavano il mio match al bar per strada col maxischermo e si vedeva che erano tesi anche loro. E poi il mondiale che ho fatto in America, ho combattuto alle 5 di mattina e vedere la piazza a Contrada, la palestra gremita di gente come così, altri bar di Infatti Contrada pieni tutti di gente alle aspettavano 5 di mattina. quell'incontro. Quindi vuol dire che le persone mi vogliono bene e Sei questo stato è il un loro vanto per orgoglio in me. quel Sì. momento, l'orgoglio di tutti gli Io abitanti di sono stato il loro Contrada. orgoglio e loro in quel momento, nello stesso tempo, io ero orgoglioso di loro. Anche se Pugile si è sconfitto dal ring, ma poi quando vede queste cose magari Sì, si sì, 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 rianima sì, sì, sì. È perché vero. capisce che è sulla strada giusta. Sì, questo sì, poi eravamo coscienti di andare a fare un titolo mondiale in America, quindi non era cosa facile, era abbastanza complicata la cosa. Noi ci eravamo preparati al meglio per arrivare al meglio al mondiale, purtroppo è andata così, però non c'è nessun rammarico. Quindi sarai un residente di Bellizzi Sì, prossimamente. prossimamente E sarà lì. questo ci fa enormemente piacere, insomma. Tu poi comunque hai preso il meglio di Bellizzi e poi un campione come te, insomma, non poteva non prendersi il meglio come fai sempre. Sì. Noi facciamo ancora tanti auguri a Carmine Tommasone e a Grazie. Laura Ambrosone, la bellissima Laura Ambrosone. Io ho un'amica a Boston, Laura Ambrosone, comunque sono parenti, e la saluto vivamente. Ciao Laura, Carmine Ciao Laura. Tommasone, è stato davvero un grande piacere averti qui. Piacere è stato mio. Io mi aspettavo una persona quale quella mi sono trovato davanti e mi fa piacere insomma che le mie aspettative sono state ripagate. Grazie Vuoi a voi. fare un augurio ai nostri radioascoltatori e un messaggio ai nostri radioascoltatori. No, faccio un augurio a tutti i radioascoltatori di Radio Notte Stereo. Per me è stato un piacere essere qui stasera con voi e spero che sono stati tanti ad ascoltare la nostra chiacchierata stasera. Certamente. Amici e amiche di Radio Notte Stereo, il nostro incontro termina qui. È stato con noi in studio. Carmine Tommaso. Amici e amiche di Radio Notte Stereo, arrivederci. Buonasera. Io perciò non la preparo mai l'intervista, perché se dici io